Rassegna stampa di oggi 20 aprile 2018, questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSTS, Saiuz e Pianeta Oggi TV. Trattativa Stato-mafia, sentenza storica, Mori e Dell'Utri condannati a 12 anni, Di Matteo dice ex senatore cinghia di trasmissione tra Cosa Nostra e Berlusconi. Ai vertici del ROS inflitta la stessa pena del fondatore di Forza Italia, 8 anni a De Donno, 28 a Bagarella, 12 a Cinà. Sono stati tutti riconosciuti colpevoli di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato. Prescritto Brusca, assolto Mancino per falsa testimonianza. 8 anni a Cencimino per calunnia a De Gennaro. Il PM, mentre i giudici saltavano in aria, qualcuno nelle istituzioni aiutava i boss a ottenere i risultati chiesti da Rina. Trattativa, le reazioni. Movimento 5 Stelle dice pietra tombale su Berlusconi. Lui dice assurdo accostare il mio nome. Forza Italia dicono che quereliamo. 5 Stelle contro l'ex cavaliere Di Battista su Facebook. Ora il Caimano sarà ancora più nervoso. Sistema di potere gli frana sotto i piedi. Il leader attacca. Si tratta di una sentenza del tutto sconnessa dalla realtà. Il presidente emerito Napolitano sulla soluzione di Mancino dice finalmente restituita dignità. Gay Appendino a Torino, forzeremo la mano per riconoscere figlio, la svolta dopo il caso della consigliera PD. L'annuncio su Facebook della sindaca. Il comune di Torino è pronto a dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini. La risposta alla polemica di Chiara Foglietta, diventata madre insieme alla compagna che l'aveva accusato di poco coraggio. Gaza, 4 morti e più di 600 feriti al confine con Israele nel quarto venerdì consecutivo di scontri. In mattinata velivoli israeliani avevano lanciato su Gaza volantini in arabo per chiedere alla popolazione di non avvicinarsi alla barriera difensiva, ma i palestinesi hanno ignorato l'avvertimento e in più di 3.000 hanno preso parte alle proteste. Avicii trovato morto in Oman. Il DJ svedese aveva 28 anni e ha collaborato con Madonna e i Coldplay. Nominato a 2 Grammys, tra i cui brani più famosi ci sono Levels, Hey Brothers e Wake Me Up. A fine 2016 si era ritirato dalle scene, ma prima di allora era fra i DJ più pagati al mondo. Era stato ricoverato 2 volte in ospedale a causa di problemi con l'alcol, ma non è confermato che il decesso sia legato a questi precedenti. Cari amici, con questo è tutto. Vi rimandiamo alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa, scusate, è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.